tempo cuore pulsante di una comunità molto vasta che andava oltre i confini della nostra stessa Italia. Oggi uno scrigno preziosissimo che raccoglie la storia religiosa popolare di una porzione di terra emiliana che è quella della diocesi di Modena Nonantola. Siamo appunto a Nonantola, davanti a questa abbazia, allo scrigno, l'ho definito così. Non si può capire questa diocesi se non partendo da qui, Jacopo. Esatto, si parte da questa abbazia per capire un po' quella che è stato l'origine del patrimonio di fede, di devozione popolare di queste terre. Questa infatti è un'abbazia molto antica che ormai può contare 1300 anni di storia. Sorge in piena età longobarda per queste zone, siamo intorno al 752 quando il re longobardo Astolfo dona questa terra di Nonantola ad Anselmo, che poi divenne santo, oggi venerato in questa abbazia. Sant'Anselmo, il primo abate fondatore di questo importante monastero. Questa è un'abbazia le cui prime vicende furono legate a papi, a imperatori, che anche di qui passarono, e che appunto segnò una grande parte della storia dell'Europa alto medievale. All'interno di questa basilica, oggi per così dire sostenuta da tanti ponteggi, perché ha avuto bisogno di questo dopo il terremoto, si può ancora godere però, grazie a un ultimo intervento, di quella che è stata la sua grande importanza dal punto di vista, come dicevamo prima, non solo di Modena e Nonantola, no? Esatto, la storia di questa abbazia segna ben oltre il territorio dell'attuale arcidiocesi di Modena-Nonantola. Dobbiamo pensare che questa nell'Europa medievale, in particolare nei primi secoli del Medioevo europeo, era una grandissima e importante abbazia, molto ricca, ricca di proprietà che si trovavano oggi negli attuali Veneto, in Lombardia, in Liguria, in Toscana, nelle Marche, in Umbria, quindi una storia che va ben al di fuori degli attuali confini della provincia di Modena, storia che oggi cerchiamo in questo luogo di mantenere attuale per scoprire, riscoprire, conoscere le radici che hanno segnato l'origine della nostra società. Dopo 3 anni questa abbazia è nuovamente, potremmo dire, fruibile completamente, nel senso che si può vedere sicuramente, come già prima era possibile, la splendida cripta e per la prima volta proprio in questi giorni è possibile accedere nuovamente anche all'interno e quindi vedere, apprezzare le navate centrali del corpo di questa abbazia. Questa è un'abbazia molto bella, molto suggestiva, di età romanica, sorge nell'edificio attuale nell'XI secolo, siamo proprio all'epoca delle grandi cattedrali romaniche che segnano un po' tutta la nostra Italia settentrionale. Questa abbazia fu fondata in epoca longobarda nel 752 e fu voluta dal re longobardo Astolfo. Ci fu proprio una donazione di questo sovrano che donò queste terre a un suo parente. Era un nobile longobardo di nome Anselmo che poi rinunciò proprio volontariamente alla propria eredità per farsi monaco benedettino. Anselmo arrivò qui a Nonantola e qui si stanziò con i suoi confratelli benedettini. Ben presto diedero inizio alla costruzione di quella che attraverso i secoli diventò la ricca e potente abbazia di Nonantola, appoggiata dal favore degli imperatori, soprattutto da Carlo Magno e dai suoi successori. Questa abbazia è dedicata a San Silvestro I, Papa, il santo che ricordiamo l'ultimo giorno dell'anno, di cui qui sono venerate le reliquie, generalmente custodita all'interno dell'altare maggiore nel presbiterio, dedicato proprio a questo santo, con scolpite gli episodi della sua vita. La particolarità di questa abbazia, forse una curiosità poco conosciuta, è quella di ospitare il corpo di 2 santi papi. Di San Silvestro abbiamo già detto, ma abbiamo anche il corpo di un altro papa venerato nella cripta. È il papa Adriano III, che dall'885
in seguito alla sua morte durante un viaggio, è venerato appunto qui in questa abbazia. Nel periodo del suo massimo splendore, e consideriamo numericamente parlando per quanto riguarda la presenza monastica, è proprio l'età di Carlo Magno, questa abbazia poteva contare un numero molto alto di monaci, se consideriamo l'epoca. Attraverso alcuni documenti, che sono liste di nomi di monaci di questa abbazia, che sono conservate all'abbazia di San Gallo in Svizzera e nell'abbazia di Reichenau sul lago di Costanza in Germania, abbiamo potuto dedurre che intorno all'Ottocento in questa abbazia c'erano circa 1100 monaci benedettini, quindi numero assolutamente straordinario per quell'epoca. I monaci benedettini ovviamente organizzavano le proprie giornate secondo quella che era la regola di San Benedetto, quindi un tempo molto prolungato dedicato alla preghiera che scandiva in modo regolare tutta la giornata e poi tutte le attività di cui c'era necessità per mandare avanti il monastero. Quindi certamente l'attività della cucina, degli orti, della cura dei novizi, della loro educazione, la biblioteca, il canto corale, la bonifica delle terre e una particolare attività propria di questa abbazia, così come di altre abbazie benedettine, che era quella dello scriptorium, quindi quella della trascrizione dei codici miniati, non soltanto dei grandi testi degli autori dei padri della Chiesa, i testi sacri, la Bibbia e ovviamente i Vangeli, ma anche di tutto quel sapere della tradizione classica, gli autori greci e gli autori latini che attraverso il canale dei monasteri, vere e proprie isole culturali, sono giunti fino a noi. Questa è la cripta dell'abbazia di Nonantola. Qualcuno ha voluto definirla un bosco di pietra per la numerosa presenza di queste colonnine. Se ne contano infatti 64. Queste colonnine rappresenterebbero, secondo questa metafora, un bosco di pietra, ecco, quindi le piante. Qualcun altro invece ha voluto vedere in queste sottili colonne l'esile presenza dei monaci attraverso i secoli. È un ambiente ricco di fascino, di grande suggestione ed è la parte della chiesa che ospita anche 6 dei 7 santi che sono venerati in questa abbazia. Oggi la storia religiosa, la storia documentaria, artistica di questa abbazia è racchiusa all'interno del Museo Benedettino e Diocesano che ha sede al secondo piano del palazzo abbaziale, proprio negli ambienti che un tempo furono la sede del monastero. Siamo entrati all'interno del Museo Benedettino e Diocesano d'Arte Sacra di Nonantola. Già il titolo, il nome di questo museo ci indica, potremmo dire, le due anime, le due parti che compongono questo istituto culturale. Da una parte abbiamo detto Benedettino perché raccoglie, custodisce le opere della storia millenaria dell'abbazia di Nonantola, dall'altra parte invece Diocesano, quindi un museo che raccoglie anche opere che provengono da tutto il territorio dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola. Questa parte oggi, in seguito a quei drammatici eventi di ormai 3 anni fa che hanno coinvolto la nostra provincia e la nostra arcidiocesi, è allestita con alcune opere d'arte particolarmente significative che erano custodite all'interno di quelle chiese che purtroppo sono state colpite dal terremoto. Thank you.
Le opere recuperate dal terremoto del 2012 sono circa una cinquantina e le troviamo oggi esposte qui nella parte diocesana. Innanzitutto bisogna sottolineare che queste sono opere d'arte che letteralmente si sono salvate dal sisma, cioè non hanno avuto danni in seguito ai crolli. Queste di Nonantola sono opere di un patrimonio molto ricco di fede, di devozione che caratterizza ogni singola comunità del Modenese. Le opere principali di questa esposizione sono di Simone Cantarini, la Madonna di Montserrat con Santi, opera di XVII secolo, proprio d'inizio 600. Due opere molto belle di Giuseppe Maria Crespi, che è un pittore piuttosto talentuoso che lavorò a Bologna all'inizio del Settecento. È un po' quella che è, dicevamo, l'opera più significativa, più importante di questa raccolta delle opere del terremoto. È un'opera del Guercino, quindi uno dei massimi maestri che lavorò nel periodo della Controriforma qui in Emilia, nato a Cento, quindi pochi chilometri da Nonantola, e di lui incontriamo questa opera, dicevamo un po' il capolavoro artistico, che proviene proprio dal luogo dell'epicentro della prima scossa, che è Finale Emilia. Questa venne recuperata subito nei giorni immediatamente successivi al sisma. Fu lo stesso parroco in realtà a recuperarla subito dalla chiesa fortemente lesionata e poi messa in sicurezza in un ambiente della parrocchia. Nei giorni della mostra abbiamo avuto la possibilità di ospitarla qui a Nonantola proprio per dare un rilievo anche artistico a questa mostra, avendo la possibilità di ospitare l'opera di questo talentuoso pittore. Che cosa raffigura? Raffigura San Lorenzo, lo vediamo raffigurato negli abiti da diacono con la dalmatica color rosso, quindi il colore della passione. Lui infatti è un martire, raffigurato con a fianco l'attributo iconografico del suo martirio, quindi la graticola, e nell'atto immediatamente precedente al suo supplizio riceve in visione la Madonna col bambino. Opera, dicevamo, significativa, realizzata dal Guercino intorno al 1627, e possiamo vedere sullo sfondo anche alcune rovine in un paesaggio lontano. Ecco, questa è un'opera che il Guercino realizzò subito dopo un suo soggiorno romano, e infatti nel paesaggio possiamo un po' riconoscere questi aspetti della città eterna. Ci troviamo ora nella parte benedettina del museo, quindi la parte che ci accompagna lungo il percorso abbaziale legato a questa storia importante dell'abbazia di Nonantola. Abbiamo qui in esposizione innanzitutto il tesoro sacro dell'abbazia di Nonantola, formato da opere di straordinaria importanza, di fede, di devozione, di spiritualità e ovviamente anche di importanza storica, artistica rilevante. Abbiamo i codici medievali copiati dagli stessi monaci all'interno dello scriptorium monastico che era attivo presso questa abbazia benedettina, e abbiamo celebri pergamene di papi, di imperatori, di personaggi centrali della storia medievale d'Europa. Le pergamene dell'archivio abbaziale che sono conservate qui a Nonantola e sono più di 4.500
accolgono il visitatore nella visita della parte abbaziale. Ora abbiamo in esposizione quelle che sono un po' le pergamene più antiche della storia di questa abbazia. Sono le pergamene di Carlo Magno e dei suoi successori, gli imperatori carolingi, e sono anche le più antiche conservate appunto qui in questo archivio. Qui alle mie spalle, infatti, c'è quella che è la pergamena più significativa di questa abbazia e di questo archivio. È una pergamena del 797. Era una pergamena di una donazione di terre che vennero fatte a questa abbazia e che Carlo Magno, attraverso questo documento, confermò, aggiungendone altre nel bolognese. È una pergamena importante anche da un punto di vista storico perché conserva quella che oggi chiameremo un po' la firma di Carlo Magno, utilizzando un'espressione un po' impropria. Infatti troviamo in questa pergamena il suo celebre monogramma. È un rombo con intorno le quattro consonanti del suo nome latino, la K, la R, la L e la S, a formare la parola Carolus. Questo che abbiamo davanti a noi ora è uno sciamito. Le abbazie, che sono luoghi particolarmente antichi della storia della nostra Europa, ancora oggi ogni tanto continuano a riservare una qualche sorpresa. Questo sciamito, che è un tessuto particolarmente antico e prezioso, è infatti stato trovato per caso qualche anno fa, nel 2002, ed era conservato all'insaputa di tutti all'interno di una piccola nicchia che c'è nel muro dell'abbazia, una nicchia chiusa da uno sportello in ferro battuto del 1700, una nicchia sacrario potremmo dire. Nel 2002, mentre si stava facendo la campagna di inventario dei beni culturali ecclesiastici, si decise di andare ad ispezionare anche questa nicchia e, sorpresa, ci si trovò di fronte a questo tessuto. Questo è un tessuto che è stato addirittura datato 8°-9° secolo, quindi andiamo proprio ai primissimi decenni della vita di questa abbazia, ed è un tessuto significativo perché proviene da Costantinopoli, quindi da presso, dalla parte dell'impero romano d'Oriente. Come mai questo tessuto sia oggi in questa abbazia? Lo abbiamo un po' capito dalle fonti storiche. L'abbazia di Nonantola, in particolare gli abati di questa abbazia, erano delle sorte di ambasciatori per Carlo Magno, per i suoi successori, presso la corte d'Oriente dell'Impero Romano. È un tessuto rosso ricamato con aquile all'interno di una grande rota. È un tessuto che venne utilizzato dai monaci stessi di questa abbazia come paramento sacro per le reliquie di San Silvestro Papa. Era una sorta di casula, di mantello che avvolgeva le reliquie di questo santo Papa. Il sacro tesoro dell'abbazia è formato da alcune reliquie ed alcune staurotece di grande importanza che ancora oggi possiamo trovare qui a Nonantola. Sono esposte all'interno del percorso del museo, ma dobbiamo sempre pensare che non si tratta di opere fatte per essere custodite in un museo. Sono opere che dobbiamo immaginare all'interno dell'abbazia di Nonantola e difatti ancora oggi di tanto in tanto, durante alcuni particolari momenti dell'anno liturgico, queste opere vengono ancora portate in abbazia per riti particolari alla presenza dell'arcivescovo abate. La più importante è questa stauroteca, quindi dal greco contenitore della reliquia del legno della Santa Croce. All'interno di questa croce, infatti, troviamo uno dei maggiori frammenti del legno della Santa Croce ad oggi riconosciuti in tutto l'ecumene cristiano. È una croce, in realtà si tratta di due contenitori che avvolgono la reliquia del legno della Santa Croce.
Subito l'aspetto è un po' così attratto dalla parte più esterna, vistosamente barocca, che è quella più vicina a noi, ma bisogna andare all'interno di questo contenitore barocco dove troviamo la stauroteca del IX secolo, con una lamina di argento dorato fermata da tanti chiodini, è quella che avvolge questa preziosissima reliquia della cristianità, la reliquia del legno della Santa Croce.